Mario Bravi, Ires CGIL, due sì per il referendum sui voucher e sugli appalti. È una prima fase, un primo step, diciamo a coda del convegno organizzato di Umbrella Left, in cui Ari Raudo ha detto che questo è un primo step per il recupero dei diritti. Come si procederà? Sì, organizzeremo comitati in tutto il territorio, sia la CGIL sia le forze al di là della CGIL che sostengono la battaglia per il sì, perché è chiaramente una battaglia contro il precariato, sia quello referendum sui voucher, sia sulla responsabilità sociale degli appalti, di cui si parla molto meno, ma che in Umbria coinvolge il 15% dei lavoratori, cioè in Umbria oltre 20.000 lavoratori sono impegnati negli appalti, quindi stabilire una responsabilità sociale dell'impresa, evitando le infiltrazioni mafiose, evitando la concorrenza al massimo ribasso, è uno strumento importante. Ricordiamo che nella vicenda della Umbreoli di Campello morirono 4 lavoratori in una logica di subappalto, e anche nel processo la tendenza che c'è stata è quella di responsabilizzarsi da parte dell'imprenditore, il Del Papa, che scaricava tutto sulla piccola impresa che aveva preso gli appalti e che tra l'altro il titolare è deceduto. Quindi la responsabilità sociale sugli appalti è un elemento assolutamente importante, così come sui voucher, dove in Umbria sappiamo oltre 30.000 lavoratori sono costretti a lavorare in questa forma assolutamente schiavizzante, che va assolutamente contrastata. E credo che oggi anche da questa iniziativa di Umbria Left viene un messaggio importante, che il precariato va contrastato sicuramente per dare diritti alle persone in Umbria, ma anche perché il declino dell'Umbria, dimostrato, squadernato di fronte a noi, dimostra che avere salari più bassi e non avere garanzie non solo è iniquo, è assolutamente iniquo, ma è anche inefficace, perché l'Umbria ha imbarcato più crisi avendo salari e diritti inferiori alla media nazionale. Quindi un messaggio importante per sconfiggere il declino e per sconfiggere il precariato, sono due questioni che vanno assolutamente insieme. Grazie.